Bene, ciao Leggini, buongiorno e benvenuti ad un nuovo video, una lettura interattiva per vedere un po' se siete destinati a stare insieme. Voglio fare un po' una premessa mentre mischio le carte, mentre ti invito a iscriverti al canale YouTube e a regalarci un like se il video ti piacerà. Allora, il destino è una cosa meravigliosa e tutto quanto, però quando si parla d'amore è anche proprio importante accettare il fatto che a volte le cose possono finire, perché se veramente crediamo nel destino vuol dire che quando si chiude una porta si apre un portone. Quindi molte volte, e c'è una carta dei tarocchi che è la carta della morte, che molte volte quando appare dice: dacci un taglio prima che diventi doloroso. Perché molte volte le cose finiscono e bisogna chiudere una porta per riuscire ad aprire un portone, perché sennò se è chiuso ci perdiamo delle opportunità. Detto questo, fai un bel respiro e scegli il tuo mazzetto e vediamo se siete destinati o meno a stare insieme. Sto usando due, tre, ne metto tre per mazzetti. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Sono le carte dei Visconti, gli arcani Visconti solo maggiori. Mazzetto numero 1, andiamo a vedere. Allora, la luna, la temperanza e il carro. Se scelte il mazzetto numero 1, sì, siete destinati a stare insieme e in realtà addirittura il vostro legame è un legame molto profondo che potrebbe derivare anche proprio da vite passate o che lo avete scritto nel vostro registro akashico. Questa informazione così ce la dà la luna, che in questo caso non è una carta negativa, ma parla di mistero. Siccome stiamo parlando di destino e il destino è qualcosa di affascinante, di misterioso che noi cerchiamo un po' di capire, ma non abbiamo poi tutte queste certezze, la luna sta bene in questa lettura e quindi vediamo come dovrete per stare insieme. È scritto, ma essendoci la luna, è scritto che ci sono anche un po' di prove da superare, no? Non è così tutta in discesa all'inizio. Se la gestite bene, quindi se imparate a rispettarvi l'un l'altro, perché magari siete caratteri forti, o perché magari ha le sue inclinazioni, o perché magari da subito uno dei due è impegnato perché magari ci vi siete rincontrati dopo. Insomma, ci può essere un qualcosa che trattiene, ma se imparate a gestire, se imparate a riconoscervi, se imparate a parlare, a dialogare, la temperanza, no? Tutto questo aspetto gestionale, allora poi si va. E quindi realizzate questo destino di stare insieme che nel mazzetto numero 1 è previsto. È previsto ed è potenziale perché poi le persone con le proprie scelte, il proprio libero arbitrio, come abbiamo visto in un video precedente, sotto ti metto il link se ti interessa, il destino si scrive. Quindi quando abbiamo a che fare con un'altra persona c'è anche sempre la sua parte di volontà. Quindi i tarocchi danno un'indicazione e poi le persone arrivano con le loro azioni a confermarla o meno. Ci tengo a dire questo. Mazzetto numero 2. E poi c'è il numero 3. Allora, ci abbiamo. Siete destinati a stare insieme? Abbiamo l'imperatore, il diavolo e l'appeso. Ah, è un po' più difficile, nel senso che una prescrizione del destino c'è. E c'è dal momento che, soprattutto se siete donne, c'è l'imperatore, quindi essendo voi delle potenziali imperatrici, lui c'è. Però è una testa dura. E se siete invece uomini, con lei dovete rivedere delle cose, nel senso anche nel vostro comportamento, sempre perché c'è l'imperatore, non per altro. Questo diavolo, poteva essere un po' ambivalente, nel senso che sicuramente è un rapporto appassionato, sicuramente è un rapporto di quelli proprio un po' da film, no? Così. Però, oltre alla passione, scaturiscono anche ombre e quindi questa storia non è una storia rilassante, non è una storia sana, o tranquilla, ma è una storia sempre un po' al cardiopalma che porta poi inevitabilmente uno dei due a dire basta, perché è troppo. Allora, per aiutare la cosa ad andare avanti, questo diavolo deve essere un minimo gestito. Bisognerà lavorare tanto.
sulla gestione dell'irruenza, della rabbia, perché c'è l'imperatore, quindi della parte un po' maschile, e far apparire anche un po' di parte femminile. Quindi potrebbe essere o che sono storie troppo incentrate su di lui, o su chi dei due, insomma, è più l'energia maschile e le sue problematiche, quindi non c'è spazio per l'altra parte. Quindi va proprio rigestito questo fuoco, perché il fuoco è bello quando ha una giusta dimensione, scalda, è il centro della casa, è il centro dell'anima, è il centro del tutto, ma quando divampa brucia tutto. Quindi c'è una previsione nel destino, ma da gestire bene, perché sennò si rischia l'appeso, che è il blocco, cioè uno dei due dice basta, ci stiamo facendo troppo del male, stiamo facendo troppo casino, dobbiamo regolarci. Quindi qui ci vuole tanto equilibrio per chi ha scelto il mazzetto numero 2. Mazzetto numero 3. È scritto nel vostro destino, ta-da, la torre, la papessa e la morte. Allora, no, nel senso che in realtà qua c'è una previsione veramente, veramente potente, che è quella del registro akashico, che lo rappresenta la papessa in questo caso. Allora, qui nella previsione del destino c'è un qualcosa di molto ambizioso, ossia la presenza l'uno dell'altra, o l'uno dell'uno o l'una dell'una, insomma quello che volete, comunque la presenza nella coppia è dirompente. La torre in questa accezione vicino alla papessa è una bella carta per coraggiosi, perché la torre ha sempre la sua modalità di rottura forte, quindi arriva sempre con un fulmine, però poi c'è la papessa, quindi c'è l'illuminazione, la ricordare, il riconoscimento, e poi però c'è la morte. Quindi deve essere, per far sì che funzioni, ci deve essere proprio un azzeramento, una rinascita di entrambe le anime, come se fosse un qualcosa di molto karmico che a volte succede nei registri, viene previsto come dono. Cioè, se faccio tutta la mia trasformazione, ci rincontriamo. Essendo però questa una lettura di coppia, entrambi devono riuscire a fare profondissime trasformazioni per riuscire a cambiare un po' queste sorti. Ossia, che anziché alla rottura, come dicevamo, ci deve essere morte e rinascita, perché comunque dopo la morte poi c'è la temperanza, vi ricordate? Quindi la gestione della cosa. Quindi dovrete, per amore, però entrambi, perché se lo fa solo uno, non funziona, trasformarvi, evolvervi, c'è un rapporto che è scritto nel destino, ma soprattutto a livello di evoluzione. Quindi potrebbero essere magari storie o quella persona che rincontri e ti accende il risveglio, però non è detto che poi si riesca a stare insieme per un fatto proprio pratico, cioè di carattere, di evoluzione o di anche di vita a volte, perché la morte potrebbe essere proprio che la vita ti porta in luoghi differenti. Quindi diciamo che chi ha scelto il terzo è sicuramente c'è una previsione sul registro di un rincontro, ma sottoposto a delle condizioni di evoluzione di entrambi. Quindi c'è la possibilità, ma va lavorata tanto. Allora, spero che abbiate notato un po' la sfumatura data a questa lettura, quindi non solo un po', diciamo, a livello d'amore, ma a livello di destino, perché il destino è una cosa affascinante, composta da una sorta di parte che sembra fissa e una parte variabile che noi costruiamo. Quindi il fatto che sia scritto nel destino non dà garanzie, ma da informazioni. Come avete visto, tutti e tre sono piuttosto scritti nel destino. E se notate una cosa, qui il primo, che era quello che era andato un po' meglio, così come il terzo, hanno proprio delle previsioni, e anche il secondo, in realtà, hanno proprio delle previsioni dell'anima, nella passione, nella papessa e nella luna, quindi delle previsioni interiori, però poi da sviluppare saggezza di evoluzione, gestione di questa fiamma interiore e gestione della propria parte inconscia e del rapporto. Quindi il destino, secondo me, porta sempre poi una componente evolutiva dentro. Spero che questo video ti sia piaciuto, in tal caso regalaci un like e niente, ti saluto al prossimo video. Ciao!